partenza di ogni progetto sempre nascono da un'idea, da una piccola ispirazione che ti porta a fare un percorso creativo. E in questo caso in particolare di Sinapsi, l'idea è nata della consapevolezza di un cambio nel modo di abitare la gente. E le casse sono diventate sempre più piccole, sempre più ristrette, e la gente ha deciso, anche per dei cambiamenti sociali, di eliminare i muri, di abbattere questi muri e fare degli spazi più ampi, più grandi. Quindi c'è bisogno di nuovi modi di dividere gli spazi, non la parete col suo spessore, con la sua presenza, ma degli altri elementi più leggeri, più capaci di gestire questo nuovo modo di vivere. È partito questo progetto, il quale ha trattato di dare a questa parete, a questo elemento divisorio, darle un po' di intelligenza, darle la capacità di mettere luce e quindi generare superfici divisorie illuminate. Quindi il mondo di lavoro, diciamo, dove volevo andare a lavorare era un mondo un po' particolare, un mondo che si trova fra l'oggetto e l'architettura. Per far ciò, diciamo, la mia scelta è stata quella di trovare un elemento singolo, un modulo intelligente che ha la capacità di avere la luce, di trasportare l'elettricità, e lui da solo, unito in certi modi, permette di fare queste divisioni. Quindi un solo elemento, che sarebbe come un neurone di tutto questo sistema, attraverso una sinapsi, no? Una connessione tra questi neuroni, riesce a riempire la funzione che m'ero prefissata, questa di riuscire a dividere gli spazi in un modo nuovo. Questa idea di fare delle superfici luminose, da dividere gli spazi, era il punto di partenza. Poi riuscire a farlo è stata tutta una sfida, tutto un lavoro. Tutto alla fine è assunto un progetto che concettualmente può essere molto semplice. Un pezzo unico, diciamo lui, questo progetto unico, che ha dentro di sé un circuito elettronico con tre LED RGB, che risolve tutte le problematiche di questo universo, e ha dentro di sé la capacità di produrre luce, la capacità di riflettere la luce dei suoi pali, una funzione strutturale, una funzione così dire, come di cavo che trasmette l'elettricità fra le parti, e la capacità anche di agganciarsi con gli elementi, gli altri elementi. Questo stesso mondo girato a 30 gradi e messo uno sopra l'altro fa sì che la luce prodotta dal LED rimbalzi su di questa forma e rimbalza dolcemente verso la mia. Il nocciolo del progetto, la parte più complessa e difficoltosa del progetto, che adesso in questo momento è in processo di brevetto, è questo aggancio molto, molto semplice. Siamo riusciti a fare un aggancio molto semplice, che è un aggancio meccanico, un aggancio elettrico e elettronico allo stesso tempo. Quindi semplicemente con la chiusura meccanica dei pezzi, l'elettricità va trasportata di nuovo dall'altro, e così si corre per tutto l'universo. Questo forse è stato un effetto non del tutto progettato, è stato un effetto trovato che ritengo molto, molto interessante. E come a luce spenta la lampada un po' perde la sua materialità grazie a questa capacità di riflettere la luce. Infatti, se voi avete qua spenta e la luce della finestra, con questi giochi di riflessione, comunque viene progettata verso l'ambiente. In un qualche modo potrebbe essere una lampada che gestisce la luce di una finestra.